Scusate, ci sono molti posti qua davanti, è inutile che la gente stia in piedi. È la presentazione? È la presentazione un po' informale, come le cose al meeting sono, del recentissimo libro dell'abate padre Mauro Giuseppe Lepori, intitolato Simone chiamato Pietro, sui passi di un uomo alla sequela di Dio. Un libro edito da Marietti, è uscito tra giugno e luglio di quest'anno, con una prefazione di Sua Eminenza Angelo Scola, patriarca di Venezia. Ora io dirò quello che ho letto e quindi le mie impressioni, poi cederò la parola a Monsignor Camisasca, quale la passerà all'autore. Nell'introduzione di questo libro di padre Mauro Giuseppe Lepori, abate dell'abbazia cistercense di Otrive, nei pressi di Friburgo, Svizzera, intitolato Simone chiamato Pietro, l'autore afferma che Pietro è il personaggio evangelico di cui si conosce di più. È un'osservazione molto interessante, che a mio parere trova riscontro e conferma nella abbondanza dell'iconografia petrina. Sin dai primi secoli della cultura figurativa cristiana, per arrivare al Medioevo, quando fra l'altro prendono forma i due ampi cicli musivi di San Marco di Venezia e del Catholicon di Daphni in Turchia, dal quale ciclo è desunta anche la curiosissima immagine della copertina di questo libro, in particolare del mosaico, per arrivare al Rinascimento, quando è almeno opportuno ricordare gli splendidi affreschi di Masolino e Masaccio nella Cappella Brancacci in San Lorenzo a Firenze. Questi ultimi affreschi in particolare illustrano vari episodi della vita di San Pietro, che ritroviamo come pietre miliari, piccola tautologia, nel ritratto che l'abate Lepori gli dedica in questo libro, frutto di una meditazione molto appassionata. Non c'è niente di freddo. Anzi, più che una meditazione, si tratta di una evocazione, di una ricostruzione, di un identikit di Pietro delineato sulla base di tale dovizia di referti evangelici. Ed è proprio la ricchezza dei dati a disposizione a far sì che l'autore, benché sia animato da uno slancio evocativo che non può non appoggiarsi e ricorrere anche alla fantasia, un po', non oltrepassi i confini della storia. Ed è proprio in questo governo dei dati storici, narrati nei testi sacri, che ritengo consista il primo dei pregi di questo libro. Perché altrimenti, quando si confondono i dati storici, c'è una sovrapposizione fantastica, aneddotica, su questo genere di argomenti si perde un po' la rotta, si rischia di perdere la rotta, ma così non è. Il rispetto dei dati storici,
tuttavia non toglie alla ricostruzione della personalità di Pietro un anelito di compartecipazione a quei fatti, che è assolutamente personale, condiviso e addirittura rivissuto, quindi metastorico. L'aver voluto rivivere i momenti della vita di Pietro, a mio parere, si connota di una particolare intensità emotiva. A volte sconfina nella immedesimazione. Tale processo di immedesimazione avviene in forza di qualcosa di molto più grande di una semplice stima nutrita nei confronti del personaggio di cui qui viene disegnato il ritratto. Ed è un po' come se un pittore attribuisse volontariamente o involontariamente al ritratto che sta dipingendo qualche connotato suo proprio. Lo si capisce anche leggendo una breve introduzione che ha, come qualche volta, il carattere di una confessione. Ciò tuttavia non significa che siamo di fronte a un autoritratto, per la ragione fondamentale che l'abate Lepori non è ancora stato riconosciuto come santo. Sino dall'inizio di questa storia la figura di San Pietro viene sottoposta a una sorta di amorevole quanto approfondito terzo grado, a uno scavo psicologico che traspare da ogni riga del libro. Lo scavo psicologico traluce in una visualizzazione dei moti dell'animo, la quale passa attraverso il dialogo degli sguardi. Lo sguardo o gli sguardi sono tra i protagonisti principali di questa storia, come lo sono in ogni ritratto che si rispetti. Non per nulla è stato scelto il particolare del mosaico di Daphne, nel quale si evidenzia una specie di corrispondenza di guardi fra Pietro e Cristo, corrispondenza che sovente ritorna nel racconto. In tal senso segnalo alcune pagine ammirevoli anche per quanto riguarda l'aspetto letterario, molto intense. Pagina 101. Per un istante, ma quanto dura un istante sotto lo sguardo dell'Eterno, tutto sparì attorno a Pietro. Le guardie, le serve, il cortile, il palazzo del sommo sacerdote, il fuoco, il freddo, tutto sparì. Non c'era altro che lo sguardo di Cristo, e in questo sguardo, alla luce di questo sguardo, Pietro rivide tutto quello che aveva vissuto col maestro, il lago, la barca, la prima pesca, risentì tutte le parole del Signore e le sue. Fino all'ultimo. Ancora una volta Simone pensò allo sguardo di Gesù. E dal punto di vista letterario ho apprezzato molto la pagina che descrive la cattura di Cristo nell'orto degli ulivi. Ma Pietro, alzandosi, si trovò vicinissimo al volto del Signore e un raggio di luna gli fece intravedere che la sua pelle era come cosparsa di una patina scura. Istintivamente levò la mano per toccargli una guancia, ma proprio in quell'istante giunse alle loro orecchie il rumore di un gruppo di soldati e subito si ritrovarono accerchiati e illuminati da torce e lanterne. Ci deve essere anche un immaginario alle spalle di questo genere di descrizioni, probabilmente qualche dipinto, un fiammingo, chissà. O forse anche la stessa cattura di Cristo del nord di Caravaggio lo ricorda. Pietro allora riconobbe Giuda fra i primi di quella banda armata, lo vide avvicinarsi frettolosamente al maestro per dargli un bacio. La lanterna che portava illuminò ancora una volta il volto di Gesù e Simone vide che era di sangue il colore che lo copriva. Non intese ciò che Giuda e Gesù si dissero, gli parve soltanto di sentire la voce del maestro sussurrare: amico.
L'indagine psicologica di Pietro non è fine a se stessa, perché è rivolta a esaltare la sua statura umana e religiosa. E mi ha particolarmente impressionato la seguente considerazione. Pietro dovette fino alla fine fare i conti con una libertà richiamata da Gesù, dalle circostanze e dalla propria fragilità, e ripetere sempre il primo sì. C'è insomma nella figura di Pietro, come la intende padre Depori, un dinamismo continuo di conversione che procede in parallelo con la sua progressiva crescita umana. Si possono seguire varie fasi nello sviluppo della sua personalità, dall'agitazione alla calma, dal dubbio alla certezza, dalla debolezza alla forza, che è una conquista non immediata e che si manifesta nel potere taumaturgico della sua ombra. Si capisce che la forza di Pietro, quella forza che avremmo immaginato essere una sua qualità originaria e che prende forma nel suo volto barbuto dai lineamenti marcati, perché l'iconografia di Pietro lo vuole sempre come un uomo forte, fu sì un dono elargito, ma come dosato nel tempo. Si capisce che la forza di Pietro è la forza di un altro. Il potere che si sprigiona dalla sua ombra nasce dalla luce irradiata su di lui da un altro. E a questa intuizione bellissima dell'ombra che Pietro proietta perché la luce è altrove, batte su di lui, sono dedicate le ultime pagine, che sono molto, molto intense. Ora la sua ombra era ancora più corta, la sua testa era ormai sparita nel tronco come sprofondata nel cuore. Non crederti grande, le disse Simon Pietro, sei buona soltanto perché il Signore guarda con amore la mia miseria. E io trovo che sia bello, oltre che anche simpatico e pacificante, che questo estremo dialogo tra Pietro e la sua ombra sia a conclusione del testo, del libro. È pacificante, come ce lo fanno intendere le ultimissime parole, che dicono continuò il suo percorso con animo lieto, ed è proprio la conclusione anche di un percorso spirituale, perché all'inizio non era così lieto Pietro, con animo lieto perché la sua opaca umanità era ormai interamente segno e strumento della misericordia di Cristo. Ecco. Carissimo padre Abate e caro amico, nel mese di luglio che ho passato sul Lago Maggiore in gran parte, ho meditato questo testo. Sono stato facilitato anche dal fatto che molto di questo libro è ambientato su un lago. E le cose che dirò adesso a te e a voi nascono appunto da questi giorni sul lago. E sono positivamente stupito del fatto che in gran parte ricalcano le cose che ha detto Marco Bona Castellotti, bis in idem. In parte invece se ne discostano. E così, anche risentendo per una seconda volta almeno alcuni temi, li ritroverete poi meglio ancora nel libro. Voglio dirti che al centro della mia meditazione, negli anni più recenti della mia vita, nel cuore del mio silenzio, c'è una passione: cercare di entrare immaginificamente dentro i rapporti della comunità apostolica, cercare di immaginare attraverso il testo evangelico come vivessero
attorno a Gesù. La comunità apostolica mi è sempre apparsa come il gruppo più avvincente di uomini su cui possa esercitarsi l'indagine umana. A partire da loro si muove un'avventura che occupa i secoli e che sta al centro della storia. Ma il cuore di questo macrocosmo che occupa la storia è il microcosmo dei loro rapporti e in particolare dei rapporti di ciascuno con colui che è il centro di quel cerchio, Gesù. Così i rapporti di Gesù con gli apostoli e degli apostoli tra loro sono stati spesso il cuore della mia meditazione di questi anni. Dico subito che questa meditazione non nasce da me, ma nasce da Don Giussani, che ha suscitato in me questo interesse. È stata infatti la sua profondissima capacità immaginativa, la forza con cui trasporta chi lo ascolta dentro il passato dei rapporti, facendoli vivere nel presente, come fossero presenti, perché così lo sono, che ha generato in me questa tensione. Devo dire che la stessa percezione si ha leggendo e meditando il libro di Padre Lepori. Questa forza immaginativa che non è fantasia, ma è immedesimazione. Meditare implica sempre un rileggere, implica un lavoro di identificazione, non solo con l'intenzione, ma propriamente con l'esperienza di chi scrive. Ho cercato perciò, per comprendere questo libro, di immedesimarmi così come era possibile con l'esperienza di Padre Lepori. Leggendo e meditando questo libro, rileggendolo, ho visto nascere l'incarnazione. Tanti anni fa, quando ero giovane, avevo letto un libro di Gino Giordani, ho visto nascere la Chiesa di domani. Ecco, leggendo questo libro, mi sembra di poter dire, ho visto nascere l'incarnazione. Cioè ho visto nascere quell'impasto tra umano e divino che è il segno inconfondibile del cattolicesimo, che lo rende diverso, assolutamente originale, rispetto a ogni altra esperienza. Questo impasto fra umano e divino l'ho visto vivere soprattutto nei rapporti di Pietro e Giovanni, in questo libro, tra loro e con Gesù. Questo mi sembra il cuore di quest'opera di Padre Lepori. Dico subito, e con questo dovrei già finire, che questo libro aiuta ad amare Gesù, che è l'unica cosa che conta nella vita. Quando Gesù si rivolge a Marta e dice di Maria, lei ha scelto la parte più necessaria che non le sarà tolta mai, voleva dire questo. Questo libro mi ha fatto capire che il mio amore non può che essere una risposta ad un amore che mi precede. E per essere ancora più chiaro, ad un amore assetato. Assetato di risposta. È San Bernardo, padre Lepori, che dice per me la parola definitiva su questo. Quando dibattendo nel rapporto fra amore gratuito e amore reciproco, ci spiega che essi non sono in contraddizione, come potrebbe sembrare a prima vista. L'amore gratuito è l'amore che si dà senza pretendere nulla in risposta. L'amore reciproco è l'amore che esige una risposta, ma essi non sono in contraddizione. Perché l'amore reciproco è l'amore di Dio. Il padre e il figlio sono da sempre reciproco amore. E perciò
l'amore gratuito per noi è più grande, perché è la sporgenza di Dio che non vive necessariamente della nostra risposta, ma che l'attende, che la desidera, che la brama, che l'aspetta, che ne ha sete. Questo libretto è la testimonianza della sete di Gesù davanti a Pietro e a Giovanni, il suo inestinguibile desiderio della loro libertà. In altre parole, Padre Lepori mi ha fatto capire non solo quanto Gesù ci ami, che è pure cosa fondamentale, ma più ancora, cosa ancor più fondamentale, quanto egli desideri il mio amore, il nostro amore, quanto egli sia solo senza di noi. Gesù è la visibilità dell'invisibile. Quando ero giovane, mi ricordo di aver letto un libro di padre Loewe, il fondatore dei Preti Operai, che allora aveva consuetudine di amicizia con Don Giussani e quindi che ebbi l'occasione di incontrare molte volte. Lo invitai anche a parlare ai giovani dell'Azione Cattolica quando ero presidente. Ebbene, il padre Loewe scrisse Una vita di Mosè, che intitolò, prendendo l'espressione dalla scrittura, Comme s'il voyait l'invisible, come se vedesse l'invisibile. Un po' di tutto questo c'è nel libro di padre Lepori. Devo dire che padre Lepori non ha avuto paura di bruciarsi e ha accettato di mettere sul foglio le cose più profonde del suo silenzio. Cercando di capire Pietro, dall'interno del suo rapporto di Gesù, ha cercato di capire se stesso e il suo rapporto con lui. È vero che padre Lepori non è ancora santo e non è ancora papa, ma è anche vero che noi, negli altri, siamo mossi dal desiderio di capire noi stessi. Non che Lepori, appunto, ripeto lo scritto, sia Pietro o che necessariamente gli assomigli in tutti gli aspetti. È che noi non abbiamo altra strada per entrare dentro il mistero del nostro rapporto con Cristo se non questa immedesimazione immaginativa generata in noi dallo Spirito. Per questo non è fantasia. Lepori ci fa percorrere le infinite sfumature dell'animo dell'uomo Simon Pietro di fronte a Gesù, guardato da lui. Avrebbe potuto scegliere la strada del romanzo, come alcuni hanno fatto, oppure quello del commento esegetico di singoli testi biblici, come altri tantissimi hanno fatto, anche fra i monaci. Invece ci ha regalato qualcosa di molto più prezioso e originale. Ci ha regalato il frutto della sua ruminatio, il frutto di quel depositarsi in lui del testo biblico, quando le parole riportano all'avvenimento e nascono e rinascono dentro di noi in rapporto alla nostra esperienza presente le sfumature di allora. C'è una nota sinfonica che percorre questo libro e molto bene l'ha notata Bona Castellotti. Ed è la nota dello sguardo. Lo sguardo di Gesù, soprattutto verso Pietro e Giovanni, e lo sguardo di Giovanni e di Pietro a Gesù, e lo sguardo reciproco fra Giovanni e Pietro. La parola sguardo è la parola che più ricorre in tutto il libro senza nessun paragone con le altre parole. Ho provato a sottolinearla tutte le volte. All'inizio, dopo il primo incontro sulla riva del lago,
Pietro si accorge che stava guardando tutto come se nei suoi occhi non ci fosse altro che lo sguardo di Gesù. Tutto, scrive Lepori, era sospeso agli occhi di Gesù. Sembrerebbe già tutto detto. In realtà questo è solo l'inizio. L'inizio di un lungo processo di identificazione che passerà attraverso un'infinità di contraddizioni, di delusioni, di paure, di tentazioni. Come ho detto, il libro non è un commento esegetico ai testi neotestamentari in cui compare Pietro. In fondo dei Vangeli sono scelte, sì, alcune frasi, ma non moltissime. Ma di quelle frasi scelte, Lepori ci dà tutto il sapore, perfino delle virgole, perfino dei ma, degli e. Per esempio ci parla di Pietro, pagina 35, che ricorda la sua espressione davanti a Gesù: ma sulla tua parola getterò le reti. E Lepori commenta: persino il ma era ben detto, così ben detto che Pietro pensa di non aver trovato lui questa espressione, ma che gli fosse messa sulle labbra da un altro. Nel silenzio della ruminatio ogni parola è pesata e ha un suo posto. E così lo sguardo di Gesù, esaminato in decine di occasioni durante le pagine del libro. Per esempio, quando Pietro sta per annegare per la sua incredulità davanti a Gesù che lo invita a camminare sulle acque, proprio in questo momento, scrive l'abate, scorse lo sguardo di Gesù. Fu a questo sguardo, che gli perdonava tutto, che Pietro si aggrappò con un grido che sembrava salire dalle viscere di tutta la sua esistenza. Come in un quadro di Caravaggio, il libro è tutto costruito dunque sugli occhi. Quando Gesù dice a Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, Lepori commenta: Gesù continuava a fissare Pietro e gli altri discepoli con lui. Simone abbassò gli occhi come un bambino timido. Mi permetto di dire però che, almeno per me, lettore lacustre, come ho detto prima, i colori di queste pagine non sono quelli di un quadro di Caravaggio. Sono piuttosto i colori del lago, che ho imparato a conoscere vivendo appunto sul Lago Maggiore. Sono l'azzurro e il bianco delle albe, sono il rosso e il rosa dei tramonti, sono l'oro di certi mezzogiorni e di certi pomeriggi. Anche nelle pagine di maggiore drammaticità, o quando sembra addirittura incombere la tragedia, come alla fine della vita di Gesù, lo notava Bona Castellotti, l'obbedienza al Padre rende possibili anche le cose più tremende. Si vede qui, a mio parere almeno, la meditazione e la frequentazione di Lepori con il Vangelo di Giovanni. Nella passione di Gesù è la regalità del Maestro ad apparire come il tema dominante. E tale regalità è misericordia. Lo sguardo di Gesù per Lepori è soprattutto uno sguardo di misericordia. Come scrive: fu a questo sguardo che perdonava tutto, è la frase che ho già citato prima, ma che va bene anche qui, che Pietro si aggrappò con un grido che sembrava salire dalle viscere di tutta la sua esistenza. Ma ciò che più mi ha impressionato nel libro non è tanto l'analisi che Lepori fa di Pietro, certamente l'ho detto fino a qui, ma mi ha impressionato ancor di più un'altra cosa, e cioè la sua penetrazione dell'animo di Gesù, dell'umanità di Gesù.
è come in questo libro se l'umanità di Pietro fosse la porta verso l'umanità di Gesù. Per esempio, quando dice che Gesù era addolorato sinceramente dalla mancanza di fede degli apostoli, Lepori commenta arditamente: la loro incredulità lo feriva. O quando, dopo aver sentito il «lungi da me Satana», Pietro, scrive Lepori, vide negli occhi del Maestro un'estrema debolezza e una grande angoscia. Mai aveva letto in lui la paura, l'ombra umana della paura. Si sta parlando di Gesù. Una paura innocente. Sentite il paragone. Come quella che Simone aveva visto un giorno negli occhi di un bimbo malato che non sapeva più piangere. Il paragone è veramente impressionante. Da questo punto di vista, uno dei capitoli che più mi ha colpito è quello del racconto del denaro trovato nella bocca del pesce per pagare le tasse. In una parolina di Gesù, prima era il ma, adesso consegnalo loro per me e per te. In questo per te, Lepori riscopre la certezza per Pietro di essere figlio prediletto dal Padre, come Gesù. Non fu, scrive, la chiaroveggenza di Gesù né il piccolo miracolo della moneta nella bocca del pesce di cui Pietro era certo ancora prima di andare al mare, ma le ultime parole che colpirono Simone, al centro di tutte le sue emozioni. Lo proiettarono di colpo là, dove la gioia troppo grande assume l'espressione che è tipica della sofferenza. Lepori non ha paura di parlare della tristezza di Gesù. Anzi, vi ritorna sopra con un'insistenza che è evidentemente la rifrazione della caparbietà di Pietro. Quando Gesù parla del perdono e invita Pietro a perdonare fino a 70 volte 7, vide, scrive Lepori, che la fronte di Pietro si corrugava nella complicata moltiplicazione e che l'ombra della tristezza velava lo sguardo di Gesù. Non ebbe a lungo dove posarsi, se non sulla brace di un focolare. Prima di poter incrociare lo sguardo di Giovanni, già rischiarato dal pentimento umile degli innocenti. Insomma, ciò che più mi ha colpito in questo libro è la familiarità coraggiosa e imprudente di Lepori con Gesù, che gli fa scrivere parole di introspezione che solo un amante può scrivere senza aver paura di offendere l'amato. Per esempio, quando Gesù è verso la fine della vita, Lepori scrive: gli apostoli soffrivano nel vedere la reputazione del Maestro guastarsi per alcune sue parole oscure e soprattutto imprudenti. Oppure, quando dopo l'espressione famosa di Gesù «volete andarvene anche voi?», annota Lepori, Pietro si sorprese un istante nel riconoscere nella voce del Maestro, notate anche qui l'ardimento del paragone, lo stesso tono col quale un giorno un ragazzino lebbroso aveva chiesto loro l'elemosina sui bordi di un sentiero in aperta campagna. È sorprendente come Lepori abbia scelto questo paragone di sapore francescano per mostrarci fino a qual punto l'umanità di Gesù abbia avuto sete
della presenza dei suoi che aveva scelto e della corrispondenza del loro affetto. Ancora il tema dello sguardo compare al termine del libro. Seguendo Gesù, scrive, era importante guardarlo. Osservandolo era possibile cogliere il senso di molte cose. E più avanti, istintivamente, come faceva spesso, Pietro guardò Giovanni. Lo guardò osservare Gesù. Guardare un altro che guarda. Ma abbassò subito gli occhi, come se profanasse il mistero di un'amicizia. Gli occhi di Giovanni e gli occhi di Pietro. In quelli di Pietro si leggeva tutta la contraddizione del suo temperamento. In quelli di Giovanni la purezza del suo trasporto. Pietro, siamo ormai alle ultime ore della vita di Gesù, avrebbe voluto aiutare Gesù, scrive Lepori, essergli vicino, ma lo sentiva allontanarsi sempre più verso un luogo a lui inaccessibile. Si sentiva come un padre impotente accanto a un bambino incurabile che muore lentamente. Auguro a tutti voi di leggere questo stupendo libretto e di poter iniziare, attraverso la lettura e la meditazione, l'esperienza stessa che Pietro e Giovanni hanno vissuto con Gesù e che per padre Lepori è il frutto del silenzio e della meditazione di 20 anni di vita monastica. Grazie. Spero di aver indovinato qualcosa. Se non sbaglio, padre Lepori non ci ha messo 20 anni a scrivere questo libretto, quindi potremmo chiedere a lui come sono andate le cose. Anzitutto sono commosso e confuso per quello che è stato detto, quello che ho ascoltato da entrambi. E grato per questo. C'è il personaggio, il cuore del curato di campagna di Bernanos, che dice in un certo momento, credo più o meno, io riconosco che un'omelia è, forse non è lui, è forse il curato di Torsi, il suo vecchio maestro, gli dice mi riconosco che un'omelia serve a qualcosa dal dolore che provoca in me, e io comincio a riconoscere che quello che il Signore mi dà di scrivere o di pubblicare o di dire serve a qualcosa dal sentimento di che non è più mio, cioè dal fatto che una volta che una cosa è stata detta e scritta e soprattutto pubblicata non mi appartiene più, nel senso che non mi sento più l'autore di quello che ho scritto. E soprattutto questo vale per questo libretto. E in fondo gli interventi di Don Massimo e di Marco Bona hanno ancora più scavato in me questo sentimento, cioè dopo quel che avete detto, veramente non sono io, non è per me, non è da me che viene questo. Con questo non voglio dire che sono io ispirato o che altro, ma questo libretto è nato in fondo come tante altre cose perché mi è stato in un certo senso chiesto. Raramente nella mia vita
qualcosa è nato perché ho preso io l'iniziativa, ma perché mi è stata chiesta. E questo mi rassicura sempre, perché quando una cosa mi è chiesta vuol dire che non è un progetto mio, e quindi è più vera, è più corrispondente alla mia vocazione e alla mia vita. È nato perché una casa editrice voleva pubblicare una serie di libri sull'incontro di ogni autore con un personaggio biblico, e quando questo amico direttore della casa editrice mi ha proposto la cosa, senza la minima esitazione ho detto allora lo faccio su San Pietro. E questo sicuramente viene dal fatto che, come credo lo dico anche nell'introduzione, San Pietro è sempre stato presente nel mio cammino, ad ogni tappa, ad ogni momento, forse perché mi chiamo Mauro, e Mauro pare che è l'unico santo che ha camminato sulle acque dopo San Pietro, per cui alla mia festa, al mio festo onomastico, meditavo costantemente sul Vangelo di Pietro che cammina sulle acque. Ma poi, soprattutto, da che sono abate ho meditato quasi sempre, credo forse ogni giorno, sul mi ami tu, Simone, mi ami tu, perché è l'unica domanda che mi sento posta da quello che il Signore mi chiede e in tutto quello che Lui mi chiede, ed è anche l'unica pace che trovo di fronte a quello che il Signore mi chiede, di sentirmi domandato solo questo, solo questa domanda. Credo che da questa amicizia con San Pietro, il sentirlo come veramente un amico che poteva accompagnare i miei passi, che è nata anche tutta la meditazione su che non può essere altro che evangelica, che una meditazione sul Vangelo, ed è come veramente avete capito ancora meglio di me, essenzialmente una meditazione sul mio rapporto con Gesù Cristo. Quello che mi interessa è proprio di approfondire l'amore di Cristo, e quello che l'unica veramente la cosa che mi rallegra di più è se veramente questo libro aiuta ad amare di più Gesù. D'altronde ho preso l'abitudine di pregare, soprattutto in questi tempi e tutti i giorni, per le persone che leggeranno questo libro, perché questo libro serva essenzialmente a questo, per la loro vita. Io non so cosa devo dire di più. Devo dire ancora una cosa, che questo libro mi è stato chiesto in francese, per cui io il manoscritto era in francese, e che ho scritto 4-5 anni fa, e poi la casa editrice non esisteva più quando ho terminato di scriverlo, per cui è rimasto nel cassetto fino a che il patriarca di Venezia mi ha chiesto di predicare il ritiro ai suoi preti, e siccome io non ho più il tempo di preparare un ritiro, mi è venuta l'idea di tradurre questo testo. E dico questo soprattutto perché devo una gratitudine immensa a Marco Bona Castellotti, che mi ha notevolmente aiutato a rivedere la mia traduzione del francese, che un po' perché era una traduzione, un po' perché da 20 anni abito e vivo in una comunità dove si parla soprattutto il francese, non era un italiano in fondo presentabile come credo lo troverete leggendo questo libro, per cui gli devo veramente un'immensa gratitudine. Me ne ha fatto vero l'italiano era perfetto, io ho fatto qualche correzione di virgola, ma una cosa non ha detto nella sua umiltà, che io so adesso vi rivedo: questo libro è stato scritto in totale 4 settimane, divise in 2 tronconi di 15 giorni ciascuno, che sono i 15 giorni all'anno in cui un abate, un monaco di clausura, ha la possibilità di fare anche qualcosa di diverso da quello che viene richiamato ogni giorno.
siccome un giorno mi ha richiamato fondamentalmente un lavoro manuale, quello intellettuale è lasciato soltanto a questi momenti di requie. Non avendo avuto la possibilità di chiudere il discorso in un anno, ha rimandato la seconda metà all'anno dopo. In non 20 anni, bensì 4 settimane, divise sì in 2 anni, ma per questioni di regola, e per arrivare a questo prodotto che invece effettivamente ha tutte le caratteristiche per essere immaginato come un libro meditato in un tempo e scritto in un tempo molto lungo. È un libro scritto di getto. Allora, bisogna di qualche piccola revisione perché nella sua traduzione dal francese all'italiano, ma insomma era già praticamente pronto per la stampa. Fine. Arrivederci a tutti.